Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo? Benvenuti ragazzi, bentornati, 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 come state? Tutto molto bene. State mi bene? è mancato fare le live, ammetto. Eh, sì. mia live. Lo ammetto, lo ammetto, raga, lo ammetto, lo ammetto anch'io. Mi è mancato parecchio. Mi è mancato parecchio. Eh, vi chiedo scusa, abbiamo, abbiamo aspettato un po' di tempo causa il mio trasloco finalmente sono Sono in casa nuova e come vedete lo studio piano piano sta prendendo forma mancano un pochino di luci perché lo spazio si è praticamente quadruplicato rispetto a quello che avevamo a nostra disposizione prima, avremo una postazione dedicata anche agli assemblaggi sia in diretta che per i video qui nello studio e, e questa è la postazione dove, dove lavoro e dove facciamo dove faremo le live dove faremo nel casino dove faremo nel casino raga <ride> fatemi giusto giusto alzare un po le luci perché mi sembra di essere un po al buio mi dicono eh, ma è una cosa che facciamo al volo appena appena oh eh. le ok almeno mi riuscite a vedere in faccia bella raga bella benvenuti a tutti eh... Ciao Luke, benvenuto, benvenuto, grande Cree e dai, va a preparare la birretta. Eh, prendimene una anche per me, grazie. Eh, no, ma con calma, eh. ciao Nico, eh, guarda, è così, è così, c'è il pupo che fino a due secondi fa piangeva in una maniera devastante, quindi sai com'è. <ride> Insomma, c'era un po' di... Momento di organizzazione. Keep calm and enjoy in baretto, sempre e comunque. C'è cioè, che si gira, buonasera Ale che occhiale, in che, che, occhiaie? che occhiaie, che occhiaie, sì guarda, occhiaie. si vedono? Eh sì, allora un po', un po sono le ombre eh, Nico, perché se faccio tipo Alex accendi i luci studio? Vedi, non ne ho così tante. Ma lo sappiamo? Che hai detto Alexa accendi le luci studio per flexare cosa c'è dietro di te <ride> Ops, sì raga c'è un po' di, di bel vedere qui dietro che vedrete nelle nostre dirette piano piano stiamo buttando su tutto quello che è stato frutto dei nostri video e quant'altro per farci un po' di compagnia Alexa spegni le luci studio preferisco così è molto più, molto più serale molto più serale Uh, Pugio sembra un po' oscurato, dice Tony. Sei un po' oscurato Pugio? Sono... Sei brandizzato sono scuro, però? sono scure le luci o sono scuro io? No, forse sono scure le luci, però sei brandizzato, quindi va bene comunque. Tanta roba, tanta roba, molto molto bene. Uh, link gruppo Telegram, grazie grazie, Axel per aver spammato. Buonasera al nostro Marel. Tanta roba, è eh, al caro Felix Benvenuti raga, come, come, come la va? Come la va? Ditemi Ditemi come va raga, dai anche voi in chat Cosa? Cosa Axel? Raccontateci anche un po' voi in chat come va Assolutamente Raccontate. sì raga Tra l'altro noi domenica Abbiamo affrontato la tappa di campionato Dove la mia GT finalmente Ha fatto un risultato mezzamente decente Madonna Beh, non si capisce come, nel senso, ho fatto un cambio di setup. Io non ho mai cambiato il motore della GT in tutto il campionato. Lo cambio e eh, la situazione migliora. È incredibile. Eh, è andata particolarmente bene. Sono molto contento. È arrivata quarta la GT mia? Sì, sì, perché mh, per chi non c'era io, in pratica, mi sono dovuto sganciare. Sono dovuto tornare rapidamente a casa e ho lasciato tutti i miei averi ad Axel Puggio che. Eh, hanno fatto le mie veci con la V di Verona sì. mi raccomando qual è quella fondi... che abbiamo tirato nella stratosfera che mi giro la metto giù e... prendo la prima curva sarà stata la Machframe si la Machframe FMA quindi che direi lato expert si sì. è eh, volato nella stratosfera sì, eh, sì, sì, non le avete, le è proprio decollato il primo lancio. Via, troppo ecco, forte, lì il problema è stato che avevo soltanto un, un hyper. Volevo provare a mettere un light per vedere di, insomma, cambiare un po' la faccenda. O cambiare i rapporti, ma avendo tutto, eh, per telai, MS, MA e quant'altro, mm -hmm. di opinione ho ancora poco a disposizione. Per cui mi sono ah, trovato un attimino impreparato. È erano anche le pile un po' cariche perché no. quando l'hai tirata <ride> dentro la rete mi sono girato verso Axe. E gli faccio, secondo me ha caricato un po' troppo le pile. Erano quelle ciclate anche. Figurati. Sì, ma vibrava la macchina, accendevi il motore sentivi proprio. Sì, sì. sì. Cioè, era veramente lì. Ci ho dato veramente fondo, ho fatto tutti i test possibili immaginabili sì. per farla andare forte. Ho detto, vabbè, che stia in pista lo vediamo dopo. Intanto deve andare forte. Sì, sì. Vabbè, è andata. Su quello andata, andava vabbè. come un proiettile, allora, poi che... di volte due giri li ha imbroccati non so come, e dava praticamente me mezza pista, eh, tanto andava forte. <ride> <ride> il problema era tenerla giù, era veramente tenerla giù. Però vabbè, per è il problema? Cioè, quando l'ho messa giù, tu hai dato mezza pista in rettilineo a tutti. C'è stata una pista? Sì, sì, andava veramente. È mezzo ai box, sì, sì, sì è, andata, è andata veramente bene. Eh, Pugio sembra essere in un video dei Cradle of Fifth che secondo me apprezza anche <ride> probabilmente <ride> 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 momento meme momento meme questo headbang io ricordo proprio a, a proposito dell'headbang che una volta sono andato a vedere l'Inbiskits all'Alcatraz a Milano ed è stata la volta in cui Gianotto si è sdogato il collo perché aveva una palla strobo sulla spalla eh, con luci, cose e lui, mentre, ovviamente, mentre suonava come fa sempre, capelli lunghi. Oh, 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 a un certo punto senti oh, 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 e non senti più niente proprio di, di, di suoni. No? Eh, ferma tutto. Finito lì, il concerto: è stato veramente bellissimo, bellissimo, bellissimo. Stasera raga, allora a parte un po' aggiornarci su come va, come non va, cose future e quant'altro, eh, abbiamo spammato un linkettino sul nostro, sul nostro Insta eh, che è, si chiama NGL, quindi è un sistema per farci domande anonime, per cui se avete voglia stasera rispondiamo a tutte le vostre domande comode e scomode, eh, nella se maniera vi più vi pulita vi possibile. online, Quindi se avete voglia di farcela anche in questo momento. Assolutamente sì, sì assolutamente Sono sì. Sono anonimi, quindi potete insultarci se volete. Potete problemi. dirci quello che volete, li leggiamo tutti, promesso, ovviamente nel limite della censura e della, eh, e della decenza, vita. ecco, però leggiamo tutto. Ma Puggio è sponsorizzato da Tamia? Allora, mh, possiamo dire ragazzi che, vabbè, lo possiamo dire tranquillamente, nel senso che sì, sì. Eh, diciamo sì, sì. collaboreremo con la Tamia, eh, speriamo, per, per un po' di tempo. E, e quindi, insomma, vedrete, vedrete varie cose, riusciremo ad organizzare vari eventi. E quindi, eh, GG per la nostra community è una cosa molto bella, perché penso che riusciremo Nicola... ad avere tante cose. Nicola ha detto una grande verità. Finalmente, Dammi, mi dai i soldi? Soldi no. In realtà, no. quello no, no. Lo smentiamo totalmente. Non è, non è quello. Meme a parte, non è quello il motivo per cui portiamo avanti <ride> questo progetto. Lo sapete tutti, no? Uh, ma il meme ci sta sempre. Uh, lo starter pack ha corso domenica. Sì, Samurai ha corso, ma uh, non ho cambiato il motore. Nel senso, è rimasto con. Eh, trasmissione cuscinettata, sali cuscinettati eh, con il torque e non è rimasto in pista neanche una volta raga zero, cioè è proprio andato male allora c'è da dire che la pista di domenica era leggermente diversa, no? Eh, era una pista molto più veloce eh, rispetto sì. ad altre che abbiamo visto. Eh, non so che altro, che altro possiamo dire in merito a questa pista. C'era un bel rettilineo, una bella parabolica. Sì. Probabilmente eh, la strada ne sentiva nella discesa della parabolica, perché comunque prendeva velocità, non aveva tempo di frenare, e dopo la parabolica, c'era quel saltino un po' corto da fare. Esatto, e... esatto. esatto, esatto. Con solo due pesetti posti al posteriore, Ma in... faceva sì. quello che poteva. Considerando, comunque parabolica... che il torque dà una bella botta d'accelerazione anche dopo i salti, sì. poi. Insomma. Sì. Così era ecco. la parte più critica della pista, secondo me. Perché parabolica, discesa, rettilino e saltino corto mm. non era facile. Cioè, secondo me era la parte effettivamente più, più tosta del, del tracciato. Ma posso dirti in realtà che la mia macframe, quindi la mia expert, ma anche la mia open in realtà, sono usciti... Alla seconda curva dopo il rettilineo, quindi curva a curva dove c'era lo scatolone dritto. Sì. Bravo, finivo sempre fino in fondo al campo da tennis, tanto la prendevo forte e sono uscito sempre lì, sono uscito sempre lì. Ah, in realtà, nonostante il buon tempo della GT, le altre tre macchine che avevo in gara nelle altre categorie non sono neanche riuscite a fare il tempo e questo è un male per me, però diciamo che comunque quest'anno volevo arrivare ad avere un minimo, di entrare perlomeno in quella che chiamiamo la finalina, no? cioè quarto, quinto sì. e sesto, eh, sì. almeno con la GT che è la prima categoria che ho iniziato quest'anno, quindi direi perlomeno il risultato di quest'anno l'ho raggiunto, è già qualcosa e ne sono veramente molto molto contento. Eh, della serie Fast and Furious ve fa un baffo correndo con le mini, assolutamente Tony, sempre, sempre comunque, sempre comunque, cioè, poi devi vedere tipo la mini di Puggio che è fatta con, eh, con un'estetica incredibile. Quella di Hello Kitty potrebbe essere uscita da Tokyo Drift, è eh, bellamente, cioè, sì. me la vede con le basi... Sì. Tum, 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 hai, hai presente tum, la tum. scena quella, quella col tizio, quando fai vedere tutte le macchine, fa eh, la mia macchina, e se tipo: OK, che arriva la Supra, la Skyline, e lui fa no, no. E poi arriva tipo un Honda Swift di Hulk con i pugni attaccati sopra, uguale, <ride> la macchina di Hello Kitty, oh. Bellissimo, bellissimo. Okay. <ride> sì sì, è il parcheggio quello multipiano, quello che arrivano le macchine scorrendo, esatto. era quello, esatto. sì sì, me lo ricordo, come dimenticarselo raga. <coughs> ciao Ricca, eh, ciao Pelo, ciao, benvenuti a tutti raga. Molto bene, eh, raga io se volete inizio a leggere qualche domandina, se non volete tirare che... fuori dell'altro, che dite? Stasera la prendiamo molto chill. Sì, che... Allora, raccontateci i vostri momenti più esilaranti alle gare di Mini 4VD. Ottima domanda per chi l'ha fatto. Se ne avete altri, raga, continuate a farne, Bene. mi raccomando. Eh, L'abbiamo messo anche sul nostro Telegram, non mi ricordo. c'è anche su Telegram. Perfetto, Tutto, ottimo. Perfetto, fermi, non me l'ho consegnato io. E controllo subito. Perché ho detto di sì, però dopo un minuto il dubbio mi è messo male. Beh, nel caso, se riuscite, pensando, eh. se riuscite a spammarlo anche sul nostro Telegram, può venire Ma utile. Ce l'hai soltanto te il link, ce l'ho soltanto io. Ah. Eh sì, perché l'hai creato sul... sulla pagina. c'hai ragione, bravo, è boomer. Raga, sono un po' boomer anche io. Eh. Ve lo sto postando ora. Ecco Ed eccolo qua. Ricordate che è anonimo, così potete. Uh -huh. due ricordiamo su. che è anonimo, quindi potete scriverci le peggio cose. Ok, momenti più, più esilaranti. Delle raga. molto belle e prendervi i complimenti. Bravo, esatto. I vostri momenti più sì. esilaranti, raga. La domanda è questa: raccontateci i vostri momenti più esilaranti alle gare di mini 4 UD. E poi vogliamo anche sapere i vostri, i vostri in chat, in chat raga. Allora, io penso. Non so se effettivamente è definibile esilarante, ma per me è stato tipo: non posso essere stato così pirla ad averlo fatto veramente. Allora, eh, finale: track, quindi coi camioncini. Nel tempo in cui era stata appena creata la categoria, quindi era una pista classica, piana, e i saltini erano quelli arancioni. Mm. Io non so se Ale li hai mai visti, sono sì. quelle rampette fatte tipo così, quelle piccoline sì. Esatto, che sono tipo l'odio nella vita perché la macchina tipo ti decolla e fa i carpiati senza troppi complimenti, perfetto. Ero arrivato in finale, ok? Ho tirato sulla macchina. Mezzo giro. Prima. Io, io ho, ho tirato su macchine extra. degli altri e in finale a tutti la macchina taglia il traguardo fa tutto il io non so perché stavo per ritagliare il traguardo io ero convinto che avesse già finito la gara l'ho tirata su no ma dai ma no ma ti sei bruciato con, così con Edo che mi guarda e mi fa no giù eh, però mentre gli altri tagliano il traguardo e finiscono ero tipo <ride> eh, effettivamente è bella, bella. Forse può, capitare, è eh. Come cosa, però... può capitare può oh capitare magari Dio. sei distratto un attimo agitato e No, era, cioè, a parte avevo già fatto la finale della GT, c'era poi la, la finale della Expert, eh, probabilmente mi si è fuso il cervello, eh, tipo, quando sei convinto della cosa che devi tirarla su? <ride> incredibile, incredibile. Intanto benvenuti tutti i nostri amici che si stanno unendo alla, alla live stasera al baretto, raga. Stiamo leggendo le domande che ci avete inviato tramite NGL. Lo potete trovare sia sul nostro Telegram che eh, nelle nostre storie Instagram. Eh, stiamo parlando dei momenti più divertenti successi alle nostre gare di Mini 4 UD. Questa è la prima domanda. Raccontaci un po', Puggio, la tua, invece, a parte tira sulle macchine di altri. Sì, vabbè, che quello cioè, è stato divertente per me, per il. C'era Edo, mi guardava tipo. Perché il padre di Edo che mi. mi guardava e fa. Ma almeno tira sulla tua. E io tipo <ride> <fatto> le mie macchine, <ride> in mano e mo. Ah, non abbiamo finito, li ho giù. Rimesse. <ride> no, no. Ma come? Mi ha scoperto Ma... Ma... questo momento? Quando è successo, Puggio? È stato, credo, a inizio campionato <ride> con le Rally. che Ero okay. con um, Filippo e, um, uh -huh. e Alberto. Che Filippo è uscito, non mi ricordo cosa è successo. E tutti gli hanno fatto, no, dai, ah, niente, e, e mi è passata la macchina avanti. Io ho preso quella di Alberto. L'ho gliel'ho data. Poi ho preso sulla mia la tenuta, mi giro, tu, erano tutti, mi fissavano così. Mi arrivo, <ride> ah, scusate, <ride> mi rendo continuo. No, Fantastico. Quello, e... Sai che no, vabbè, a parte l'ultima gara che tipo collarelli, arrivo. giraggio, vai dai, ho fatto un buon tempo, la tiro su una non, cioè, non aveva più le gomme, ha girato eh, sui cerchi. E va, boia. A ah, ok. Ma, e, eh... il distrutto, cioè, ho scoperto di aver preso 40 secondi rispetto agli altri. <ride> Ma io ho un momento più esilarante: boh, esilarante, un po' più da scemo, forse. Quando l'ultima volta mi sono accorto di avere eh, incollato male il freno e di avere poi spazzato e pulito tutta la pista. Ve lo ricordate quello? no? Sì, Con la Open. Spazzolino. Che tra l'altro tirava come una dannata. Cioè, stava veramente. <ride> C'aveva un Mac che stava, ci stava dando dentro tutto nonostante tutto andava forte, ma le, 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 il frenino lì stava, stava facendo mister Spazzaneve, no? È partito anche un meme da questa cosa qui. E, e tanta roba che poi non sanno diventare i momenti più esilaranti, ma tipo i nostri momenti più vergognosi. No? da pro racer poi eh ragazzi mi sono dimenticato tipo di mettere le pile <ride> le <robe del> <ride> beh eh, l'ultima volta cos'è che mi sono dimenticato di mettere io eh, mi sono dimenticato di mettere le, il tastino per accenderla ho dovuto ah, correre okay. perché avevo aperto il motore per darci una gasata con, eh, con lo zippo mm -hmm. e, e praticamente sai che le messe se non ci stai attento sì. quando stacchi il motore, casca giù no? l'interruttorino. Io, bellamente, ho detto oh, vai, vado, vado e l'interruttore è rimasto sul tavolino. Non me ne sono neanche se <ride> si Sì, sì, sì Ho lasciato le chiavi della macchina a casa, praticamente. Detto così, vabbè, io dimentico quasi sempre, cioè, prima o poi mi succederà. Ah, credo di aver fatto una MASH così. In realtà, e il blocco delle pile nell'MA, sempre io <ride> prendo metto le pile. Invece, monto tutto e parto, poi torno indietro, riapro la macchina, metto il semi e torno là. Che anche quello è un bel danno perché al primo saltino c'ha One, quindi sì, sì. c'è eh, da starci, c'è da non starci. Hai, non i contatti che spingono per bene la pila, eh, 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 un sì. eh sì, eh sì. Leggo un pochino e la chat, raga uh, La mia GT in corsia 3 è arrivata uh, in braccio a Roberto, dice Omarel Inizia, <ride> tanta roba. Siamo arrivati in volo proprio, ma alla fine non è che mancava qualcosa lo starter pack, come qualche piccola zavorla per tenerlo dentro la corsia. Non lo so, Tony. Allora, la mia GT: allora lo starter MA correva in GT come la mia Camblock Tribute, quella che avete visto mille volte, l'Audi e Tron. Uh, differenze principali, uh, direi il motore. Sulla mia GT principale avevo un Atomic, sull'altra c'era un Torque, eh, pesetti distribuiti equamente sulla mia, eh, come ho sempre fatto, quindi fronte, centro e retro, eh, e sulla mia c'era il padellone in carbonio, posteriore saponette frontali. Sullo starter invece di base c'è il freno, quello da MA, che è una barretta che si attacca con le stesse spazzoline, le stesse spugnette dell'altro. Dell e eh, le saponette frontali. Sicuramente la superficie frenante è più piccola, però secondo me la grossa differenza, come giustamente dicevi anche tu, è che nello starter pack ti danno i pesi soltanto posteriori, no? Quindi io non ho aggiunto nient'altro. Abbiamo finalmente capito qual è il limite dello starter pack e dove probabilmente bisogna iniziare a far dell'altro, quindi sul bilanciamento in una pista un pochino più rapida probabilmente motore, trasmissione e zavorre vanno riviste. Sicuramente, quindi adesso capiremo quale sarà il primo step eventualmente da poter inserire nell'MA. Oltre, vabbè, eh, ve l'ho detto l'altra volta, i cuscinetti ci andavano perché non ce la facevo neanche più a sentire quel rumore di grattamento di plastica, stavo diventando matto. Eh, però ecco, questa cosa qui mi sembra già un attimino più eh, un vero e proprio upgrade, quello di andare a toccare zavorre e motore. Quindi capiremo insieme, capiremo insieme. Uh, Puggio che drifta uh, su, sulle zine altrui sempre sta al limitatore eh. sembra al limitatore la eh, macchina sì, eh, sempre sempre, <ride> <No>. sempre. <ride> uh, dai 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 salta salta eh. fin troppo fin troppo Luca uh, buonasera ciao Marco benvenuto ma anche mister spazzaneve questo è il mio nome questo è il mio nome sono mister spazzaneve sempre e comunque <ride> Bravo Axel, fai pure ste figure. Cambia il pignone Seven. Dicono: ma può essere, può essere anche. Eh, ma Luca, l'abbiamo cambiato in realtà. Eh, poi il pignone eh, del, della, mia, della mia expert, abbiamo cambiato il pignone perché faceva un brutto rumorino tant'è che quello che ho messo andava così bene che poi sembrava un missile terra-aria cioè veramente eh, quando poi Axel me la ridarà penso che la metterò sullo speed checker a batterie piene perché voglio vedere cosa esce <ride> voglio proprio vedere che valore esce eh, ad una gara come team abbiamo fatto una media a, ad ogni lancio al ritorno i ragazzi di Pistoia ci hanno fatto un montaggio con un fusto di Bex con sopra scritto Bex to Steam, beh non male dai insomma sono eh, sono possiamo dirlo skills eh, da questo punto di vista sono capacità di un certo tipo io le considero di più di usare il cnc ve lo dico eh. cioè, sapete usare il proxon bravi ma una media ogni giro tanta roba eh, veramente tanta tanta roba io domenica mi sono divertito un sacco sarà che ho imbroccato abbastanza presto il setup e quindi sono stato abbastanza in relax ti abbiamo visto felix hai corso, hai corso veramente molto bene eh, mi hai dato anche tanto da cui pensare quando ci siamo confrontati sul, sul setup della GT: differenze tra la mia e la tua, eh, bella, bella, complimenti, mi fa molto piacere che sei andato bene. Sì. Perché ti sei divertito ancora guardare. di più, sì, davvero, davvero, davvero. Alex ha dominato da quel punto di vista, perché sì. poi ha tirato giù dei tempi devastanti nelle ultime sì. cioè, nelle finali, finali, ha spinto parecchio. Io ti dico la verità: quando ho visto un 41,59, mio mi sono emozionato. Ho detto cioè non voglio pensare a riuscire ad abbassare ancora di più il tempo bello bello ci sta ci sta veramente veramente figo uh, e i lanci sono 6 non 3 beh considerevole <ride> uh, domanda la teoria che avevate in mente agli inizi e che col tempo si è rilevata totalmente sbagliata uh, di, di cosa parli Ricca ah come, cioè, immagino che sia... Eh, c'è cioè, la teoria che c'eravamo fatti come setup, credo, cioè come cosa... Ah, Quello okay. che pensavamo e poi abbiamo scoperto che assolutamente non era così. Allora, eh, io mi sono sfatato un mito in questa gara. Perché eh, credevo che se la macchina va forte e la zavorro, accorcio i salti e la tengo in pista. Cazzata, perché... Al primo lancio che ho messo giù la GT è uscita. Al secondo, invece, dove ho tolto dei pesi in eccesso, ho fatto insomma una spruzzatina al motore, ricontrollato un paio di cose. È rimasta sempre in pista a pile completamente a cannone. Quindi andava veramente veramente bene nonostante non fosse iper zavorrata, quindi ho lasciato un paio di pesi, quelli piccolini, davanti. Eh, due medi all'altezza del motore quindi con le barrette in carbonio laterali mm -hmm. e, e altrettanti nel posteriore quindi bilanciata così sì. è stata dentro cerchi di metallo non cerchi di plastica quindi eh, anche questa è un, una piccola cosa che sono riuscito finalmente a far fruttare eh, su suggerimento di Puggio dato che tu hai sempre utilizzato sempre utilizzato Il quelli sono belli, mi piacciono molto. Anche se devo dire che sono inaffrontabili con gli assali rinforzati, perché sono tutti storti. Cioè, ho notato veramente. Mm. Le uniche prove che avevo fatto: anche eh, mettendola giù nella mia pista di casa, vedevo mm. che comunque andava veramente molto più lenta. Cioè, ho messo gli assali, quelli semplici delle scatole. Eh? Va molto più forte. <ride> Va molto più forte. Oh. E, e sono più dritti. Quindi l'ho messo solo una volta con gli rinforzati e poi li ho tolti perché tutti, cioè io non ci ho mai guardato, ma tutti quelli che ho mai sentito mi hanno detto io non ho mai trovato una sale rinforzato dritto, cioè delle due mettilo cavo, è sicuramente più dritto e rimane più dritto, perché usare... Sì, sì se no ci metto uno stuzzicadente, non lo so, una, qualcosa sì. che sia più dritto, una cosa di questo tipo. Uh... Quindi io penso di aver risposto, quindi il mito che ha sfatato è più peso non vuol dire rimanere in pista sempre. Sì, sì. Voi raga? Ma so pensare che io non ho dei miti miti o idee da sfatare perché in realtà non mi sono mai fatto grosse, grosse idee e cioè, imparando volta per volta... Il funzionamento della macchina, e tutto non l'ho mai, cioè non ho una cosa che ho sempre detto secondo me è così, e poi mi sono reso conto che al contrario, se non, ma non è un mito sfatato, è una cosa cui io ho pensato e poi mi si è ritorta contro in gara. Il fatto del metto più accelerazione, la macchina è più lenta, salta meno, sono a posto. E invece no, perché più accelerazione vuol dire che lei magari ha un'uscita di curva, accelera molto più velocemente, prende più velocità e magari se hai curva salto, in realtà tu sai andando il doppio degli altri. Cosa che invece io ho detto: cioè ho pensato a una curva così di velocità massima, quindi arriva prima a una velocità massima, chi se ne frega. In realtà nell'arco di due curve è un'altra macchina. E quello l'ho imparato in pista dopo che facevo salto, curva e usciva, salto curva e usciva, ho detto, ma se io ci metto un motore a velocità, cosa succede? Che mi stava dentro, quindi, tutto qua, io devo dire che con questo campionato mi ero fatto un po'. La fissa personale per quanto riguarda l'open di voler mantenerla il più semplice possibile soprattutto per quanto riguarda l'anteriore io fino all'anno scorso avevo un anteriore totalmente ammortizzato che però era letteralmente un continuare a metterci le mani perché c'era quello che si storgeva e quello che non, non fletteva bene e tutto il resto quindi quest'anno mi era venuto un po' la fissa del sentite basta io faccio una cosa semplice e tutto il resto ha retto bene fino alla scorsa gara nella quale mi sono reso conto che effettivamente per quanto fosse semplice e funzionale era troppo rigido Ovvero, non permettendomi modifiche, perché è fisso così il mio, nel senso, non posso fare accorgimenti e aggiustamenti, in una pista come quella di domenica scorsa, dove potevo teoricamente spingere molto di più, non avevo la possibilità di fare le modifiche del sì. caso. Quindi, per quanto riguarda poi la prossima gara di campionato, tenendo eh, anche il buon Jackie, mi sono messo a smanettarci sopra e abbiamo, stiamo tirando fuori un nuovo setup per l'anteriore, che dovrebbe un minimo molto basic, perché io non voglio avere robe super complicate come fa lui, che sono bellissime, ma io non, non ne posso mezza, avere un setup un pochino più elaborato che mi permetta di fare qualche aggiustamento e che mi permetta alla macchina anche di avere qualche prestazione in più. Quindi mi ero fissato con questa roba, ma ho deciso di, di cambiare, di... Vabbè, ci possiamo riprovare a mettere le mani su qualcosa di un pochino più elaborato. Ci sta, ci sta, dai, assolutamente. Uh, io non so ancora cosa farò la prossima, soprattutto perché non ho le macchine. <ride> Ce le avete voi, le mie. Quindi... <ride> Quello potrebbe essere un problema. Sì, devo, devo... intanto devo riflettere da questo punto di vista e poi capirò che cosa... Che cosa eh, qualcuno va... vo... potrebbe chiedere un riscatto. <ride> Lo so, quale terresti in ostaggio, eh Puggio. <ride> lo starter pack ovviamente il maledettissimo starter non uscirà, pack non entrerà mai più in una pista <ride> <ride> mannaggia 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 uh, i cavi sono belli dritti a parer mio nei rinforzati sbaglieranno i tempi di tempra forse non lo so Felix sai che io di queste cose non ne capisco un H però se lo dici tu mi fido comunque <ride> Beh, eh, è assurdo come una produzione così cioè nel senso non siamo solo noi in Italia, di... ah, proprio generalizzata, dietro. sì. Cioè, a livello generale, che a livello di produzione dicono ragazzi magari abbiamo sbagliato qualcosa. Che gli assali cioè, a Osaka, in Giappone, alla fabbrica Tamia, qualcuno abbia fatto, ciottomatte, ma questi assali sono tutti storti. <ride> Aspetta, com'è che è? hanno fatto? Non ho capito. Ciottomatte. Cosa sarebbe? Ciottomatte. Takeshi, ma che fai? È, eh. <ride> eh, Osaka, un po' del sud. Takeshi. <ride> Che è sempre, è sempre un Takeshi? No, eh. o Beh, un farete? Sasuke anche volendo. No? <ride> Naruto! Naruto! <ride> Sasuke. <ride> che poi non è Sasuke ma è Sasuke. <ride> Esatto, e escono gli storti. Vedi, cioè, spero che non ci siano. Seguendo degli amici dal Giappone, vi vogliamo tanto bene, ragazzi! Tanto, 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 tanto un bene. Un saluto a Yukari se ci segue, assolutamente. Grandissimo, <ride> grandissimo, grandissimo Yukari. Ma eh, sta correndo in pista anche con le auto vere? O sbaglio? Sì, sì no? è stata presa nell'Euro nell Le Mans. Quindi, adesso la nostra idea. Que il discorso che facevamo ti ricordi tutto segreto ha uh -huh. molti meno giri di trasporto adesso <ride> ottimo 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 vabbè raga queste cose qui sono internosso radiocomandati poi quando sì. si concretizzeranno vedrete 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 allora leggo qualcosina della chat ragazzi intanto eh. vai Uh, mi è successo durante una gara da Edo, non ci volevo credere, ma una volta messi gli assali normali, la macchina è tornata perfettamente come prima, dice Marco. È eh, la stessa cosa che ho fatto io. Alla fine, perché la tappa precedente mi dava un sacco di problemi. Non stava mai in pista. Perché avevo messo i rinforzati. Stavolta ho detto: Vabbè, ma sai che cioè, li ho guardati, li ho messi di fianco a degli assali normali, quelli della TRF, li ho guardati. Ho detto, oh, cacchio, cioè, questo è stortissimo! Delle banane. Sì, cioè ho messo gli altri, l'asse girava perfettamente, ho detto vabbè allora teniamo questi qua, probabilmente era quello il problema, no? Ci, ah, può, tanto. Anche, ci può anche stare. Uh, Ma boh, boh, boh. La notte, la mia, non abbiamo ancora creato un sistema per addrizzarli. cioè nel senso oggettivamente non c'è modo con qualche forza di... Non lo so. per di... addrizzarli. in realtà c'è uscire dalla fabbrica dritti cioè non è che serve uno strumento per raddrizzare. i per esempio dritti, no. però metti magari escono dalla fabbrica dritti poi dopo li infilo dentro le bustine schiacciano il pacco e ci sta che si pieghino fra di loro è capito okay. ma come lo schiacci sto pacco cioè è una barretta di ferro non so. Magari ti saltano sopra per proprio Cioè, così, cioè, una e cosa... Poi essere, prendono a sì, sì, per proprio per le farcene le stare di più nello stesso lotto, no? cioè... Dai, dai, butta dentro, butta dentro! Dai, oh. cacchesi, dai! Dai, la... caccheschi, dai! Avete presente quando spingono la gente dentro al treno per farne stare di più? il metropolitano No, con i guanti, con i guanti, bellissimo. Uguale sì. con gli assali però. Con gli assali, spingono gli assali con i guanti. L'eleganza giapponese, bellissimo. Uh, la prossima gara dipende dalla pista, dipende da uh, boh, eh, vedremo, vedremo, vedremo da cosa dipenderà. Cazzo! Maledetto! <ride> dipende da chi? Che cosa? <ride> Uh, qualcuno faccia un meme su Ciottomatte ma sicuramente arriverà vedrai, vedrai che sicuramente Ciottomatte e Sasuke quello... arriveranno potete usare anche Sasuke uccida e, e, sì, no, no. e Naruto che andrà benissimo uh, ciao Giacomo benvenuto un speaker mio presente è quello di Life is Hard però con scritto Ciottomatte eh, nel caso, se Accio ci sta guardando, io gliela proporrei. Eh. Una variante dello sticker a questo punto farei la collection Puggio stickers eh, esatto. eh, nei, nei migliori rivenditori di stickers, ragazzi. <ride> se volete vederli questi stickers li trovate anche sul nostro Telegram. Sono pane quotidiano. Ormai eh, vado con l'altra domanda, raga, cosa dite un po'. Yes, vai allora. Cosa ne pensano le vostre metà del vostro hobby se le avete? L'hobby? Le metà, non no gli metà. hobby. Gli hobby okay. lo sappiamo che ce l'abbiamo, siamo qua, cioè, nel senso... Allora, aspetta che sto guardando... Cosa sta fa... sta, chiamando Barbara, sta chiamando Barbara? <ride> per chiederglielo... Io, ah, voi te la chiamo, Barbara, però, ma cosa ne pensi? Boh, eh, Corro anch'io, godo, cioè, nel senso... Oh, Guarda, lo sapevo. L'ho appena messa su sul nostro telegram. Ciao, tomate! <ride> tomate. Bellissimo, 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 raga. Troppo, salvo. Allora, ve, ve la vado a chiamare, così sentiamo. Il Telegram ha spammato il link qua in chat. Eh. Grazie, arrivo access. subito. Dove è andato? È andato a chiamarla quindi sai. Esattamente, è uscito dalla stanza, quindi si è chiuso nella Cioè, Fugio. è l'unico che per spostarsi di stanza si sposta anche stanza online proprio, no? è andato in un altro stream yard in pratica per chiamare Barbara. Ma chi sono? Luca Tuino, chi è Luca Tuino? Ci conosciamo Luca? Secondo me sì, dai. Sì, sì, sei nominato Cassa, secondo me ci conosciamo, dai. Intanto Pugio non è ancora tornato. Da... Eh, ci vuole Jackie per i meme. sempre... Eccoli. Oh, ma fai un po, po' come vuoi. Tanto. Entri, esci, fai tutto. eh. eh questo qua è come casa mia. Gente che entra, gente che esce. non sì. buttiamo giusto a posto. <ride> un po' come cacchio di fare, va bene. Ciao sì, Barb. Bella. Ok. Allora, cosa ne pensi? Deve spingere gli assali anche tu? Deve esatto, spingere sì. gli assali coi guanti. Mi raccomando. È eh, una cosa. Poi te la spiego. Okay. Come <ride> i giapponesi in metro: capito, che I ti spingono. Metà ti metà chiedono fronte, scusa vai. e ti spingono dentro la metro quando è un po' affollata. Okay. Vabbè, poi. Si chiedono: dalla chat sì. Cosa ne pensano le vostre dolci metà di cioè de del nostro hobby? Cosa ne pensi del fatto che io vado la domenica assieme ad altra gente sudata a mettere giù delle macchine? Che... Ma io mi lavo, cosa voglio? voglio? Allora, <ride> a me piace ma fa un freddo cane, quindi io non vengo. Ma no, la domenica si stava bene, ti lobby. dico la verità, si stava sì, anche è la bene. La parte integrante del lobby per me. Il freddo? Il freddo. Il <ride> diciamo... alpinismo. È alpinismo. Però, diciamo, non è un qualcosa che crea rotture di scatole nella coppia, no? No, la cosa che crea più rotture di scatole per Pugio è la sua ossessione con Atsu Nemico, <ride> l'ha dovuto dire in live: <ride> no. 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 No, no, ma, no. ti no, sei no, rovinato no. Pugio dopo questo Saf, a parte che tutto lo sapevano tutti vabbè ragazzi io esco <ride> sto male e quindi a parte le waifu cosa ne pensi di io molto macio con la mia macchinina te la metto giù e per la e faccio no è carino comunque ti sei andato a mettere i guanti, Barb. Eh? Cosa? i guanti per spingere Puggio contro gli assali? Esatto. <ride> no, di là sto facendo un paciugo. Vabbè, allora facciamo così: vi giro io un po' la domanda per tutti, ma cioè, secondo voi, avere un hobby come le mini 4VD può creare dei problemi nelle coppie in generale? Oddio, di drama ne abbiamo visto. Sì, ma non tra me e te. No, no parliamo in generale, anche se avete visto in cose generale... senza fare nomi che volete raccontare, anche te Axel, se hai visto delle cose scabrose, le vuoi raccontare. In, gener in generale il motivo per cui Puggio ha iniziato è perché è stato trascinato post-drama di coppia anche riguardo all'argomento. È vero, non drama nostro, però è tutto nato da... Ci piace il drama, ci piace. Da, da un momento beautiful in cui invece che fare tipo... Sai, Ridge, io credo che andrò in crociera. È stato, sai, Puggio, dovremmo comprare le mini 4 UD? E io, Ok. <ride> Due settimane dopo avevano speso quanti? Centinaia di euro di pista. Porca Centinaia di miseria. euro in macchine piste. Quindi, porca miseria, vabbè, oh, è... è un hobby. si vale, no. sta, mi sembra messo su un ponte. No. Ci sta, ci sta, te Axel. Hai visto qualcosa di, di, di strano e di scaproso senza fare nomi. Eh, però magari no, per ora mi sono salvato da queste situazioni no. fortunatamente. Meno male, meno male. No, anche io non ho mai visto niente di cioè. Nel senso, per ora dove gareggiamo noi vedo anche le famiglie, coppie, Forse senza problemi. Forse parlo per un mio futuro. Mm? potrà essere da conflitto nel momento in cui io vorrò avere una stanza dedicata al modellismo cioè io necessito, nel momento in cui vado a convivere di una stanza sì, bravo, hai già capito eh. <ride> una mia stanza nel quale avrò il computer per fare le live e tutto il resto, e poi il mio angolino dove potrò avere il modellismo smettere di flexare però, <ride> oh porca miseria mi sono dovuto fare un mutuo per tutta la vita per avere questa stanza <ride> però se sì, potrebbe essere l'unica cosa tipo io necessito di una mia stanza il resto eh, della sì. casa può essere in condivisione ma quella è la mia stanza sì sì guarda cioè, soprattutto se hai un hobby barra passione come la nostra avere un posticino dove inscatolarla che sta sempre lì che mm. non devi fare togli metti togli metti togli metti è bello dove davvero fare, bello si montare anche la pista perché è bellissimo avere la pista delle mini 4wd peccato che tre quarti del tempo è smontata e quando devi fare due prove ci metti un'ora solo per montare allora qua e... forse si può fare in questa stanza sì, ma molto stretta molto 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 vabbè poi quando venite giù vediamo qualcosina incastriamo siamo fuori in momenti interessanti anche lì uh, dai dai Seven che sai chi sono no luca chi sei Neanch'io, io ho capito chi è chi è è Cassa ma con un altro Nick. Non so perché ha un altro nome, però secondo me si sì, è Cassa. Cassa Cosa sì. ti fai? Gli account fake è <ride> se eh, sei... tipo il passaporto falso. Se, questo, se... Questo, se, se vedo, sei tu, ri rido rid rid un sacco. Se sei tu, rido un sacco. Giuro, bellissimo. Uh, le mie donne mi scassano ogni volta che prendo in mano una mini. Manco andassi a. <ride> Ma eh, nel senso Robby, hai anche figlie? Cioè, imm immagino moglie, compagna e eh, figlie anche? Amante. La mia metà saluta Barbara dice Luca Tuino, se è lui e non è Vieni. cassa, è cassa allora. Dai, è cassa. È cassa, dai, sarà lui. Sarà lui. La, mia, la, la mia metà lavora nel weekend poi arriva Pelo che trova la chiave per avere un hobby come le RC e le ah, M4 oh. UD. <ride> <ride> Probabilmente, pelo tu non avresti. Tu non avresti una compagna se <ride> lei non avrò questo weekend. Mi viene da dire, con anche il livello di agonismo che butti giù, te eh, in questo hobby. Insomma, ti, ti, immagino ci dedichi tanto tempo. Ci sta, eh? Well, saluto da Black Warriors. Ciao, raga. Ciao, ciao. Benvenuti, benvenuti. Eh, dai, abbiamo risposto anche a questa domanda, intanto ve lo ricordo ancora, ragazzi, se volete scriverci delle domande rispondiamo a tutto, le leggiamo tutte, eh, potete trovarle sia sì, la paginetta per potercele scrivere in maniera anonima, sia dal nostro telegram che dalle storie di Instagram. Leggiamo questa che non ho ancora aperto. Ah, domanda interessante, parteciperete alle qualifiche per l'interregionale? Allora, Axel ci ha già partecipato. No. Noi abbiamo fatto l'interregionale e... Noi abbiamo fatto il nazionale di Ah Spassi. giusto, giusto, scusami sì, sì. L'interregionale è quello di Open Jump Lo facciamo? Che... Potremmo anche tirarlo fuori Quando sarebbe? Allora Arriviamo all ultimi però Se no non partecipo <ride> No, allora, ci sono sicuri andiamo bene ci facciamo squalificare, ci facciamo mettere dei secondi in più. <ride> ma sì, va benissimo. Fatto fare fare. Due, eh, perché... garte, è secondo me, allora, so che l'Academy ha già partecipato quindi non mi ricordo però dove l'hanno fatto. Perché ci sono nei vari posti dove, dove organizzano le gare che c'è anche la gara di qualifica. Edo, se ho capito bene, non pensa no, di farlo, non la volta, una... Una volta. so. E quindi sarebbe da spostarci in uno dei, dei, dei club vicini vabbè ci si può organizzare vabbè raga sì. mandateci mandatemi info in bravo privato io. passo l'elenco bravi Bravissimo. bravi hai già capito tutto vai di telegram e mando tutto bravo bravo mandacelo, mandacelo in pvt e ci diamo un'occhiata dai se è fattibile volentieri Attendere, ci dovremmo, mi dovrei sistemare ancora un pochino ma ci potremmo, ci potremmo essere sì, tanto teoricamente c'è tempo. Sì, cioè, credo. Eh, possiamo sistemare le macchine anche pensarci. Sì. Al momento non l'abbiamo ancora fatta, mettiamola così. Però. È che volevo avere il banco da lavoro fatto e finito per iniziare a fare dei lavori fatti un po' bene perché per ora mi sono sempre ritagliato tipo in uno spazio così. E quindi continuare a massacrare la scrivania con cui lavoro, edito video e quant'altro non è il caso. Cioè, il, il tappettino di pelle che odora più di petrolio bianco. Del petrolio bianco mm. stesso, quindi buono, ecco, magari lo inizierei arrivo. a curare un pochino di più. Ecco, dopo averlo cambiato, <ride> um, si sì, e Marco. Siamo passati entrambi alla nostra prima gara. Si corre ogni mese corre. fino ad ottobre. Beh, allora hai voglia, dai, dai, va bene. bene, bene. bene. Dai. Perfetto, allora, poi andiamo avanti. L'anno prossimo, si, si, e poi andiamo a fare la gara di qualifica noi tre. Passiamo tutti e tre. Boom. Ecco, boh, la gufata Così. non succederà mai. Vai ne... avere una un no, mai, ma, eh, la metto male. open che tira dritto quando dovrebbe curvare, quindi figurati. Il <ride> problema della open, è che è la carrozzeria bianca. Ve l'ho sempre detto, sì. se la fai in blu va più veloce. Ma io l'ho fatta blu, ed effettivamente al primo salto è arrivata in fondo al campo da tennis. Quindi ah, okay. a sto punto è meglio cambiare colore forse. <ride> cioè... No, ma perché il blu è il mio colore, te la devi fare verde? È vero, hai ragione, devo farla verde, sì, all green. Vediamo un po' raga. Uh, domanda scomoda, porca miseria, questa è pesa ah, raga. Che idea vi siete fatti delle persone che praticano le mini in ogni campo? Fate delle percentuali. Allora, è una domanda un po' vaga raga, quindi invito chi, chi ha scritto magari a rimandarla un po' più dettagliata del tipo. Uh, che praticano le mini in ogni campo. Fate delle percentuali di che cosa? Cioè, dobbiamo descrivere che tipologie di persone vediamo, o dire la nostra opinione sulla stragrande maggioranza. Cioè, spiegateci meglio, fateci capire meglio, no? Uh, nei quel... vari campi. Io intendo che magari intenda sia pista che off-road. Probabilmente, mm. oppure mm. pista off-road jump, cioè, scusate, off-road, pista jump e pista classica. Mm. E... Bella domanda, campi, so, più hobby più competizione. Non lo so, mm. se... riscrivicela meglio così. Sì, dai. Intanto, a... rispondo, intanto rispondo alla chat, dai. Uh, ciao. Uscite di telai nuovi mini 4VD. Allora, le prossime dovrebbe esserci un paio di mini, ma non sono nuovi telai. Uh, sono sono delle nuove carrozze. Nuove carrozze fondamentalmente, via. dovrebbero arrivare per i primi di giugno. Se non ricordo male, sì, sì, esatto. eh, probabilmente dovremmo riuscire a farvi vedere qualcosa in anteprima. Qualche giorno sì. prima dall'uscita, ragazzi. Se tutto va bene, questo fa parte un po' del discorso Sotto di cui vi parlavo carino. prima: Conta Mia Italia. Eh, Dovremmo riuscire a portarvi qualche contenuto inedito in esclusiva sì. per voi. Molto carina e molto simpatica. Cioè, a me la Pseudo GT quella realizzazione. Molto... Esatto. Per me, è bellissima, è la macchina del, dell'anno prossimo, per me. Sicuramente ecco, sì, molto sulla molto cosa su cui voglio molto migliorare, molto molto. è sicuramente. L'estetica, cioè... Ho iniziato allora, con la Ken Block a farla bella tosta. Eh, ho una Unicorn pronta anche, su una Rowdy Bull. Vorrei fare qualcosina di un po' più particolare sull'estura. Non so, qualcosa con la... Io... Dato che ha lettone, ragazzi, ha lettone. Non so se mi spiego. Sì. Proprio fatto proprio di policarbonato, eh. Cioè, tanta roba. E io, per il lato estetico, ci sto lavorando un po' con Dindo. Dindo Decas. Grande Davide, mitico. Ora per l'anno prossimo. Che è l'autore un po' degli sticker che stiamo utilizzando nell'ultimo periodo. Per cui paziente, sì. lo salutiamo. Se ci stai guardando, Davide, grazie mille per il tuo ottimo lavoro. Aspetti i tuoi sticker. <ride> <sono carissimi. ride> <ride> un bimbo felice, guardalo. Uh, Puggio Incubo Super XX. È vero, altro progetto che... Ho da fare è provare a mettere giù una Super XX. che mi hanno, Me ne hanno parlato. Ho avuto una bella mattinata di discussione e vorrei provare a, a fare una Super XX come, come telaio in jump. Voglio vedere dove, come, perché. Però mi ha incuriosito ah, sì. tanto. Io il Super XX l'ho provato e devo dire che a livello di scorrevolezza è tanta roba. Mm. Eh, mi piace molto, però non... io ho sempre avuto il problema che i miei telai monopignone sono sempre stati molto lenti. Tant'è che anche adesso l'fma per quanto sia super scorrevole, rispetto a una Pro, è sempre più lento. Non so mm. se sbagli, probabilmente dei motori che non sono rodati bene. Però io ho avuto sempre quel problema lì. Quindi poi anche il mio Super XX tirava, però non mi dava quelle soddisfazioni che mi danno un MS e un MA al momento. Quindi sono sì. stato momentaneamente accantonato. Però tanto, 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 di cappello come telaio. No, oh, lì me ne hanno parlato, mi hanno fatto vedere un po' i punti di forza e tutto. E voglio lavorarci su. Appunto, uno dei progetti dell'estate, quando saremo in pausa, diciamo col campionato mm -hmm. e tutto, è buttare giù una jump. Una, scusa, mm -hmm. una open jump e lavorare su un Super 2 per vedere di tirarci fuori qualcosa di, di simpatico. di Super 2 Super XX super, eh? super 2 o Super XX e Super XX, ok, il Super 2 è quello. No, ce l'ho. Eh. Il super 2 è la mia Panda Race, il mio pandino. Eh, infatti. Il pandino bellissimo. E... Che altro vi volevo dire? Sì, cioè anche per me i piani sarebbero di rifare da zero la Open Sicuramente per l'anno prossimo, e anche la GT. Perché vorrei tenere poi in vetrina le auto dell'anno, cioè le ho, le ho, Soprattutto la GT che ho consolidato alla fine alla fine, quella la prendo e la metto da parte così come è non la voglio più rimaneggiare, cioè, rimane come il ricordo di quest'anno, ecco. E però nelle ultime tappe ho iniziato anche la open stavolta. Vorrei provare a fare qualcosina di un po' più strutturato, a partire da un telaio ammortizzato con due o tre dritte di qualche consiglio che mi ha dato sia Jackie che Guglielmo, eh, che sono ovviamente super esperti in questo. Eh, L'unica cosa che mi serve, è, che penso prenderò, perché io ho il Dremel. Eh, penso prenderò l'accessorio per farlo diventare a colonna. Quindi per lavorare in maniera un po, mm. più, un po' più stabile, un po' più precisa, senza dover impazzire. Probabilmente aggiungerò quello e vediamo se riesco a fare dei lavori un po' più seri, un po' più, un po più precisi. Perché sono un po' sbavaccione a mano libera col Dremel. Quindi. Così. Proviamo, proviamo. Mm -hmm. Tra l'altro. Per, la, per chi vuole buttarsi dentro alla open nel caso, in questo qua che ho qui dietro questo giornalino che è uscito di dita mia c'è una guida passo passo per buttare giù un, uh, una base di una open hai eh, vedi, tu hai quell'altro io ho quest'altro qui io faccio... non so cosa c'è lo faccio anche vedere Mi ricordo di preciso. Beh, ci sono comunque, da quello che vedo, delle buone idee di setup. Sì, sì, sì. sì. sì è molto bello questo, se lo trovate in giro, ce l'hanno diversi negozi e tutto. Io ve lo consiglio anche perché poi è scritto tutto in giapponese. Ma essendo mini paragrafini, Google Traduttore, quello dal cellulare, che. Non so se lo vedete, ma questa è una vela, Spiega, eh, come, spiega come costruire una vela. Allora, è come passo. quello che ho io. Magari è di leggermente diverso, ma ti fa vedere? La sì, la, che lo fa su un che... vz, eh, fa un setup per una vz. Qua, in ok, quello che ho io invece mm. è per il coso, per l'MS ah, ok, ok. Ah. Guarda, io ho, ho ancora la Super Avante Junior da, da riallestire. Magari la facciamo diventare una Open, mm -hmm. Eh, lì rispondo... c'è... Quello io... La domanda che hanno fatto in chat. Vai, vai, vai. vai. Allora, buonasera ragazzi e eh, ragazze a tutti. Domanda per Axel che la corsa. Non hai nostalgia della GT classica? Io spero Edo torni ad organizzare anche classica. Buonasera a tutti. Allora, eh, io, per chi non lo sa, ho iniziato a correre in GT. C'è stata la mia prima categoria, e, cioè il mio primo campionato io l'ho vinto in GT. E quindi sono stato un po' diciamo i founder forse di quelli che di questa categoria ne ho nostalgia ni perché allora era molto bella all'inizio per quello che mi riguarda quindi comunque dove eh, non c'era tutto questo sprint di rodaggio motori selezione batterie e tutto il resto era una categoria veramente molto molto entry level molto molto basic e, e quindi comunque eh, ci si divertiva secondo me molto di più dopo il secondo anno quando comunque si è iniziate a salire di livello come normale che sia era diventata molto competitiva e da lì agli anni successivi lo è stato sempre di più quindi comunque eh, selezione di motori selezione di roller selezione cioè non era più l'entry level pronta per tutti ma era un po' diventata una sorta di expert classica senza monobarra. Mm, ok. Quindi il fatto che sia stata, diciamo, passatemi il termine, aggiornata a una categoria jump, ha diciamo un po' levellato tutto, nel senso comunque che si sono dovuti ripartire da capo, è diventata forse per quello che mi riguarda un pelino più difficile, perché comunque le carrozzerie da GT sono belle ingombranti. Quindi comunque eh, vincono molti setup, e ad esempio... A me hanno vincolato il non poter mettere pesetti laterali perché a prescindere la... in un modo o nell'altro mi si incastrano da qualche parte. Quindi diciamo sì, forse un po' di nostalgia c'è, ma se si riuscisse a riportarla veramente agli albori. Come era negli ultimi anni, io mi ci divertivo il giusto, devo essere sincero. Io ho vissuto le ultime due gare della GT Classica mm -hmm. e già la l'avevo percepita questa cosa cioè è entrato da poco avrò fatto una gara e mezzo praticamente poi due seriamente e già avevo notato questa cosa che si era arrivati quasi a un limite estremo quindi la GT non era più una categoria diciamo entry level dove potevi iniziare a capire come funzionano i 4WD ma aveva già raggiunto il suo limite massimo cioè, sì. era stata portata a regola d'arte sì, sì, sì. e quindi tanti setup cioè, di tutti i setup io mi ricordo che ho fatto una gara non... cioè, per 50 secondi a giro vabbè avevo appena iniziato ok la volta dopo cioè, ho guardato le macchine e ho detto ok sono tutte uguali queste macchine copiamo il setup di uno cioè prendiamo una, una foto a caso di quelle che hanno corso e copiamo il setup e dopo si sì, era effettivamente solo motore e batterie, perché non si altro, perché effettivamente si era trovato il limite massimo di quella categoria esatto. Cioè si era arrivati alla quadra di un setup che per la categoria GT andava più o meno bene. Poi si sì, poteva esserci la micro variazione non so, di aggiungere un inclinatore nel lato sinistro, o robe così però bene o male quelle erano le basi. E poi dopo si era tutto un motore pile che quindi poi dopo portava o ad avere un motore che spinge veramente tanto o non essere più competitivi. Esatto. Cosa diversa nella jump, adesso che a parte come hai detto tu, e secondo me veri è la più grande verità: abbiamo livellato tutti perché la gente, da che la jump era solo un evento che faceva ogni tanto, ha che diventato il campionato e la gente è partita praticamente tutta da zero, perché poi appunto mm. campionato GT senza freno davanti e carrozzerie come dicevi tu GT che a me piace questa cosa è un po' più difficile il fatto che non sai dove piazzare i pesi e tutto è più difficile è una cosa diversa nel senso una expert, una open così sai, hai una carrozzeria risicata sai dove G mettere i, i mass damper e sì. tutto Qui è diverso, è una categoria dove non te lo permette ed è carino secondo me anche lì vedere come tu ad esempio utilizzi la, la carrozzeria della, eh, della Hyundai sì. che è completa dove tu puoi mettere pesi davanti e tutto tranquillamente. Io usando un'altra carrozzeria sono molto più limitato nei pesi davanti ma posso permettermi di metterli sul fianco come, come voglio. È diverso e secondo me ci ho pensato un po' così, la mia paura è che se arrivi allo stesso livello della GT mh, classica negli anni, ma in realtà no, perché proprio il fatto di avere i salti, che le piste sono comunque sempre diverse. Eh sì, ma è secondo me in... non permette questa estremizzazione, un po'. Perché ci sono sempre setup diversi da poter fare, esatto. e un po' perché ogni pista è veramente totalmente diversa. Cioè, è quello veramente l'impattante: è velocità pura. Quindi, l'unico ostacolo che tu hai nella classica è il ponte cambia corsia. Sì. contando che la parabolica non la considero particol un particolare ostacolo. Ok, si devi regolare un po' i freni, però tanto lo devi prendere a velocità e basta. Nella jump invece hai una marea di ostacoli potenzialmente eh, fattibili che sia il cambio corsia col salto che siano gli slope messi come ce li avevamo scorsa gara dopo una discesa sì. che sono che ti obbligano a prendere la tua macchina potenzialmente a dover togliere tutti i pesi e a rimontarli da zero perché tanto è hey, il setup non va bene quello che ho fatto dovevo ripartire da e capo e secondo me questa è una cosa ottima e secondo sì. me aumenterà lo span di vita della categoria come entry level uh -huh. di tantissimo cioè Secondo me non è come la GT classica, che magari nel giro di 4-5 anni si è raggiunto il massimo, sì. ma si è visto sempre un livello crescente. Qui, questo è il primo anno. Secondo me, fra tre anni arriva un ragazzo alle prime armi, appoggia la sua roba, si mette lì ed è come noi il primo anno. Cioè ce la giochiamo comunque sempre abbastanza alla pari. Poi c'è sempre l'esperienza in più. Però non è estremizzata come il guardo una gara, ok ho visto come ho fatto, ho visto la macchina fine. imparare a rodare Ma sai che motoria, secondo me quello che, quello che impari facendone tante di jump per come le facciamo noi adesso è il capire cosa cambiare. Ma la devi cambiare, sì. cioè devi sempre andare a rispondere a quello che vedi in pista. Comunque, cioè, penso che funzioni così comunque in qualsiasi categoria di mini 4 wd però, diciamo che, particolarmente nella jump, eh, per come, come l'affrontiamo noi, qualcosa alla macchina devi cambiare dopo aver visto come ti risponde. Sempre e comunque. Quindi è più quelle, quella sensibilità lì nel capire che cosa va variato, che cosa va aggiunto o tolto, che, che si acquisisce. Quindi, magari col tempo magari diventeremo semplicemente più, più rapidi nel, nel prepararle. Niente. Ma dovremmo prepararle comunque anche in gara. Esatto. Quindi, tutto lì tutto lì uh, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po' da Edo la classica sarà difficile rivederla mm -hmm. domanda tecnica, per voi è meglio rodare i motori a secco sul blocco dove si posizionano i motori o a liquido? allora, a parte il fatto che io non li ho mai rodati, uno, vabbè, vabbè e in realtà sentendo anche Cristiano e gli um, altri ragazzi sul nostro gruppo Telegram Dipende dai motori. Cioè, Però... io ho sentito della gente che mi diceva: Guarda, questi motori li rodi nel liquido, questi motori li prendi e li fai girare. Esatto, li fai girare in pista, li prendi, li cacci su un blocchettino e li fai girare per. Delle Tipicamente, mentori. adesso vedo che c'è anche Green Chat, quindi sicuramente potrà aggiungere delle informazioni molto più in maniera autorevole di me. Però, ad esempio, il MAC sicuramente si roda nel petrolio bianco. Questo sì. Però, ad esempio, tipo l'atomic, ma se non ricordo male anche il Rev e il torque vanno semplicemente fatti girare e basta. Sì, quelli più a secco, tranquilli. Eli diciamo, no? Quindi penso che vari dalla tipologia: se eh, ci sono dei carboncini oppure no. Cioè, diciamo, a livello della costruzione del motore come è composto all'interno, un liquido come il petrolio bianco può. Eh, a giro meno per andare a ripulire dalle impurità, dal, dai residui di costruzione che ci sono all'interno del motore. Quindi direi: direi così birra e pulitore, freni. Motul, tanta roba, cassa. Sì, sì. Ops, ho detto che se sbagli, se sbagli, è finita. Ti bevi un po' di pulitore per i freni, cacci dentro. Vabbè, se, birra. se è di marca, vale come la birra. Eh. Quindi, sì, nel, sì. Caso, nel caso ti rodi del... un po' anche tu. Vedi draghi probabilmente. Esatto, esatto. <ride> Oppure trovi il setup giusto. Esatto. <ride> non si sa mai, non si sa mai. E, e questo è quanto. Vediamo un po' se abbiamo qualcos'altro. Altre domande, raga? Non ci mandate più niente, davvero? Vediamo un po'. Sto guardando, eh. Allora, guarda se non ho scritto qualcos'altro in chat no raga non ci avete mandato più nessuno ah eccola una eccola qui riformulo okay. la percentuale come tipologia di persone tra parentesi invasati tranquilli for fun eccetera eccetera in ogni ambito mm -hmm. mini 4vd intendo non solo gare ma proprio a livello generale ok potrei quasi indovinare chi ha scritto questa domanda ma non e lo non farò non... <ride> rimane tra me e lui io so chi sei. A me, e noi. <ride> eh... Esatto. Eh... Allora, diciamo che. Diciamo che c'è una altissima percentuale di invasati, passatemi il termine, di fortemente appassionati che mm -hmm. il più delle volte, secondo me, perdono la percezione di quello che stiamo facendo. Cioè. Uh, ci è capitato delle volte di trovarci davanti a delle situazioni in cui persone con meno esperienza o con meno possibilità di provare quant'altro si sentissero tra virgolette escluse o, o messe da parte o uh, non tenute in considerazione a livello di dialogo semplicemente perché non in grado di affrontare determinati discorsi questa cosa qui capita, non, non, non ne faccio una colpa a nessuno, non, non, non sto puntando il dito assolutamente verso nessuno, eh, però sicuramente è una cosa che si può evitare semplicemente, eh, come dire, cercando sempre di portarsi al livello della persona con cui, con cui stiamo parlando, anche dal punto di vista dell'esperienza del lobby, quindi. Senza mai guardare dall'alto verso il basso, chi è chi c'è vicino a noi, chi ci sta chiedendo, si sta confrontando, o ci sta semplicemente parlando della gara che ha fatto. Che magari insomma, noi vediamo 8000 errori dall'alto della nostra ventennale esperienza. Però ognuno deve farsi il suo percorso, ecco. D'altro canto, però, ci sono anche tante persone che si spendono, che eh, passano il loro tempo comunque a cercare di, invogliarne, di invogliare il prossimo ad appassionarsi a capire eh, come, come funzionano come può andare dal discorso pile come può andare dal discorso rodaggi eh, carica batterie quant'altro senza fare nomi, ma insomma, eh, li abbiamo anche avuti qui in live, insomma, li abbiamo sul telegram. Sono tante le persone che hanno competenza al di fuori del lobby e che calata nel lobby diventano un valore aggiunto che si spendono anche per, per gli altri. Questo è, <coughs> vorrei che aumentasse questa percentuale sicuramente. Una... Cioè, è una passione in modo sano. Io voglio fare un esempio che secondo me è ancora in chat, non lo vedo più scrivere. Però Felix, io mi ricordo che aveva iniziato, all'inizio è venuta le gare e tutto, poi ha cominciato a fare delle domande veramente tecniche e dicevo, oh, questo... È un meccanico! Sei... <ride> top. Però ha detto, wow, cioè, st ti stai mettendo veramente tanto dentro. E poi lì invece ho capito, è, come è giusto che sia, una curiosità, cioè magari ci sono tante cose, è la... È un hobby, è una passione. Tu magari vai portare la passione al massimo, sapere tante cose, portare al limite una, un setup, un motore, le pile, tutto. però in modo sano, per il piacere tuo, non per la competitività, per dare 50 secondi a ogni persona in pista, deriderli. Io sono migliore. No, è, un, è voglia di conoscenza, di dire: ma guarda com'è che funziona il suo motore? Così. Perfetto, se io faccio così, migliora, sì. Quanto lo posso far migliorare a X? E soprattutto, per... almeno quello che muove me è quanto posso migliorare capendo le cose senza mm. copiare o senza farmele fare da qualcun altro. Perché io ve lo dico molto tranquillamente, in tantissimi mi hanno proposto eh, di avere un aiuto pratico, no? Eh, da questo punto sì. di vista, ma totale amicizia... Eh? per carità... lo sapete... è un discorso che ho fatto mille mila volte... anche davanti a tutti... cioè... se le cose te le fa qualcun altro... non le capirai mai... se te le spiegano... e provi... le diventano tue... ed è un'altra cosa... perché magari hai delle altre competenze... dell'altra esperienza... qualcos'altro che puoi aggiungere... e questo cosa si traduce poi? si traduce che hai un miglioramento... E magari anche una personalizzazione di questo miglioramento, che a tua volta puoi portare un, un pezzettino in più a quello che ti hanno già spiegato. Questo è il motivo per cui io dico sempre no quando mi dicono: Ma ti faccio io l'ammortizzato, è una cazzata. No, ragazzi, quando sarò in condizione di avere il mio banco da lavoro e tutto gli attrezzi giusti, ci arrivo, ci arrivo con calma. Senza, senza impazzire, no. faremo il tutorial. Così vedrete quando mi partiranno tutti i riccioli di plastica sugli occhiali. E ci faremo due risate. Sarei con la barba di plastica. pieno di, di plastica colorata. <ride> Sarebbe bellissimo. Leggo un pochino la chat, raga. Sì. Allora, grazie per le testimonianze. Io cerco di correrla ancora nei pochi club, dove la fanno. I setting appoggi sono molto cambiati. Uh, purtroppo si è, si è stata portata all'estremo penso sia Alberto se non ricordo male uh, Autofficina no scusami Mix12 no non è Alberto credo di no, no. l'ho visto Autofficina Project D che penso sia Alberto se non ricordo male mm -hmm. uh, Robin invece ci dice secondo me una volta uh, che trovi un setup che ti piace o ti viene meglio poi cambi solo i pesi ma si sì allora sì e no sì e no perciò cioè, diciamo il setup secondo me comprende bene o male anche i pesi cioè sì alla fine allora, diciamo che il motore trasmissione hai già fatto a metà macchina metti le, le ruote perché magari appunto stupidata ruote cerchi in plastica cerchi in alluminio marun davanti marun dietro super hard non super hard mm -hmm. cioè, quello che ti è rimasto è il telaio alla fin fine eh. mm -hmm. io nelle ultime gare io avrò cambiato dico per ogni gara un tipo di una tipologia di motore e almeno due volte le trasmissioni in tutte. I pesi sono quelli che in realtà muovo meno, ma perché ho trovato una quadra lì che sta funzionando sempre, ma nel momento in cui non funziona anche lì i pesi frontali che ho io in tre gare sono cambiati tre volte. La prima gara l'ho fatta con davanti era un macigno. Quindi sì, hai una base, c'è cioè un telaio che rimane lì. Io i carbon e roller e tutto non li ho mai più scambiati, non li ho mai spostati. Il resto, cioè, se guardo, se ho le foto della prima gara che ho fatto in jump e dell'ultima, non è neanche più la, la stessa macchina come pesi e il resto. Sì, 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 assolutamente. Allora, andiamo avanti un pochino a leggere la chat. Dai, che vedo che ci stanno scrivendo un sacco di messaggi. Uh, raga, quando venite a giocare con le mini Z, eh, pelo, dobbiamo farla, sta roba. Sì. Però noi vogliamo... Cioè, sì. la polvere, dai! <ride> noi vogliamo driftare, però, eh. Noi vogliamo driftare. Tra l'altro ho parlato anche con un ragazzo che ha una pista, eh, mm. se non ricordo male, le cascine RC Track, eh, si chiama, che è un amico di Dani mm. Panetta, eh, che okay. mi diceva che sta un po' impazzendo col discorso pile, che essendo pile NIM eh, mm. è molto simile un po a quello che facciamo noi con le pile eh, delle Mini 4UD. Eh, mm. Però comunque quel discorso lì lo affronteremo poi nel dettaglio. Stasera stiamo un po' divagando, domande e quant'altro. Mm. Eh, sta cosa delle pile poi la affronteremo. Ah, guarda, l'ha scritto, scritto in chat. Ciao, ciao Alessio. Ciao, se non ricordo male si chiama Alessio. Ciao caro. Tra l'altro dici, dici dove hai la pista? Che magari chi è in zona da te può venirti a trovare, no? Penso che hai fatto proprio un circuito proprio come attività, come tua attività, giusto? O sbaglio, se... Se non ho capito male, eh. vorrei sbagliarmi. Ehm, io ero un per le scatole in giro. Sono arrivato ai tempi di domenica, ma perché con molta calma, calma capisco come funzionano le cose? Beh, perché se comunque da quello che ho capito di te, Felix è ecco, comunque sei una persona che ragiona sulle cose, no? Quindi chiede, fa domande, verifica, e poi prova con molta, molta tranquillità. Secondo me è l'atteggiamento giusto. Nella vita in generale, poi Però ognuno verifica. dice il suo quella curiosità genuina che a me piace un sacco che lui arriva e ti chiede come posso far girare questo motore a 50.000 giri non perché devo vincere ma per capire no, per, per io eh, esatto voglio capire voglio sapere come può girare 50.000 un po tanto eh? Porca è, è, però è bello cioè a me piace quel tipo di curiosità genuina sì sì perché è poi lo spirito del, del gioco del nostro gioco ecco un'altra un cosa che voglio è il ciappino per, per controllare i giri in maniera precisa perché l'app io non riesco a usarla raga. Ci so, intanto credo ci sia saltato Axel ma adesso arriverà probabilmente è diventato un cerchio che gira Allora, facciamo così intanto che eccolo qui okay. tornato tornato allora vado, esatto. vado avanti a leggere la chat eh, nel frattempo Vai. Uh, tutti i motori sono lamelle, a parte ultra dash, hyper dash, power dash, plasma dash, sprint dash, tutti gli altri più potenti uh, sono con i carboncini. Ok, era il discorso che, che facevo io in maniera abbastanza generica e superficiale, Tony. <ride> Grazie per essere stato molto più preciso. Uh, ovviamente bisogna chiedere a chi corre da più anni, Beh, ovvio, ovviamente. Uh, ciao ragazzi Alessio l'abbiamo salutato a me piace dare i consigli in generale chiedere a Jackie ormai ci si sente ogni settimana però è molto molto bello anche farlo di persona le gare vedo gente un po' più uh, invogliata a dare consigli uh, sì. sì 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 in gara eh, io faccio dei salti in avanti tutte le volte che facciamo una gara quindi sì vuoi perché c'è Jackie che viene lì vicino a me e mi fa allora Seven non va bene, devi fare così. Allora metto drrr, vero? Viene lì. Vero? Tipo la, la formichina si fa così. Drrr, piano piano, tanta roba, tanta roba il nostro piccolo Jackie. Mm. Uh, se per caso non avete già trattato l'argomento, se potete parlare, vabbè, quello che ho letto prima del discorso: batterie. Uh, ne parleremo, ne parleremo con qualche esperto. Esperto in più, Ale. Ok. Ora, tanto comunque vedo che ci stai seguendo, ti arriveranno le notifiche, vedrai, approfondiremo, approfondiremo sicuramente. Noi ci siamo attrezzati di mini Z eh, con setup da drift al momento, sì. o meglio, entrambi, dai, alla fine ci abbiamo tutti e tre, entrambi. Sì. Sì, L'altro treno di gomme ce l'abbiamo tutti e tre, quindi bene o esatto. male, siamo lì. E... Dobbiamo capire adesso quella bella stagione se troviamo un posto dove o Se semplicemente andare a trovare Pelo a Padova e, e girare, a me ispira tanto. È che quella domenica che dovevo andarci alla fine ho avuto degli impegni, ma avevo già fatto telefonate e ero già pronta. Avevo già lo zaino pronto. Quella... <ride> quella vabbè, vabbè. Comunque, in un modo o in un altro, dai, qualcosa lo organizziamo. Vorremmo fare anche qualcosa qui in zona da noi o per le mini 4VD o per le mini Z. Vi annuncio anche che il discorso eh, di. Eventi dedicati ai più piccoli sta prendendo forma, probabilmente da giugno eh, si, si concretizzerà per chi eh, abita in zona Parma, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Piacenza. Meno male, mm. probabilmente si terrà a Parma, eh, ma avrete, avrete più informazioni al momento, al momento giusto. Eh... Candia Cavanese, le cascine racitrack, la pista. Ho visto qualche video, qualche foto. E tanta roba la pista di Alessio tanta tanta roba e adesso devo vedere dove cavolo stai che se capita ti vengo a trovare dai. vediamo vediamo ho un paio di RC da far girare credo che tu abbia sterrato giusto io ho una buggy e... che tra l'altro mi ha messo a posto Dani eh, una, la, la, la mia Losi che è, è diventata un Frankenstein perché ha dei pezzi della Hobbitech adesso <ride> tipo soltanto la corona per dire eh, diciamo è, è riuscito Daniel a, a sistemarla che ha dato che era tutta completamente polverizzata. È riuscito a sostituirmela con una della Hobbit, che ha fatto un mezzo miracolo. E quindi, non... così ci potrebbe stare a buttarla in pista. Eh... Balle in e pista in casa. Mini Z Buggy in terra vera. Ci dice le cascine RC track quindi. Circuito buggy 1.8, tanta roba, eh? pista in casa mini Z anche, ed è quella di cui parlavamo noi, che vorremmo, insomma, capire se di riuscire a metterla in piedi, vedremo, vedremo se, ci, se ce la caveremo, se ce la caveremo. Uh, dovete driftare. <ride> sì, cassa, assolutamente sì, vogliamo driftare, vogliamo driftare. Io la mia Subaru è prontissima, ha delle gomme che sono liscissime. E ci, ci, ci passo sopra il, il fissan la cremina di mio figlio bella, bella liscia liscia <ride> per farle super slick vedi guarda che è un ideone, eh. un po di fissan sopra vedi che ho la vasella quello che vuoi insomma nuovo setup per le mini 4 v di e il fissan costa un rene, no, eh, ragazzi la pista però sì un pista, dai però secondo me <ride> potrebbe funzionare tanta roba tanta roba Torino dai beh non è lontanissimo per noi raga anche lì ci si può organizzare si va a fare una macchinata insomma abbiamo un po' di, un po di giretti da fare quest tra questa estate primavera estate inizio inverno e eh, toccherà fare un calendario qua. Guarda, faremo un calendario sul sito è libera la offerte. Io stavo, io, pensando, io stavo pensando di mettere un calendario sul sito dei Radio per sapere dove trovarci quando. Potrebbe essere interessante se iniziamo a organizzare qualche, mm, qualche, i qualche evento. I radio, I radio calendar. <ride> <chiamiamolo>. <ride> <ride> I radio eventi, non lo so, vabbè, ci inventeremo qualcosa, raga. Raga, io vi radio lascio... Radio do... giri. I Radio Giries. <ride> No, dai, bellissimo. Il ron è bellissimo. Mi piace un sacco. Bello, bello, bello. Eh, raga, io mi lascio che domani è 5.20 suona. Buona continuazione a Todos. Ciao, Nico. Grazie mille della compagnia, come sempre. Ti si vuole benissimo. Vado anche io a notte, raga. raga Siamo in chiusura comunque. Eh. Siamo sì. addirittura siamo d'arriva. Puggio è un genio. Sì, è sempre il nostro piccolo genio. Eh, notte Nico e notte Andre assolutamente date un occhio alla pagina vi fate un'idea la pista è sviluppata in uno stanzone 8x6 3 cm di terra 18 kg di Vinavil sopra per bloccare il tutto con tutti i salti e tutto ma tanta roba Ale bellissimo bellissimo dai eh. Devo... non riesco neanche a immaginare come piazzare 18 kg di Vinavil su della terra cioè io sono abituato ai diorami deficiente De a metterlo su una basetta grande così il Vinavil. 8 metri per andare allora, Io fossi in lui, lo allungherei con l'acqua e userei uno spruzzino da giardino, eh? Sì, Ma ti dai col tubo, tubo, cioè... col tubo sì. sì, e via. Va bene, ragazzuoli, dai, siamo, siamo in chiusura. Vi, vi ringraziamo, vi, vi si vuol bene come sempre. Eh, mm. a Dio piacendo, arrivederci, e grazie, diciamo. Prossima live, ci vediamo alla prossima. Sì, è vero. È venuto male perché ho sentito un mio figlio che piangeva e non volevo urlare. Ah, capito? Per quello, ah, okay. to... va bene, ragazzuoli. Vi voglio bene, vi vogliamo tanto bene. Grazie mille di tutti. Addio piacendo. Alla prossima, ciao. ciao!